Estratta viva dalle macerie durante la guerra a Napoli, scampata alla paurosa ondata di tifo e influenza spagnola, Concetta Catapano, amabile ospite della casa di riposo Rubilli ad Avellino, non avrebbe mai pensato sulla soglia dei 105 anni di dover alzare la guardia questa volta contro un nemico subdolo e invisibile come il Covid. Ieri la signora Tina, così come la chiamano affettuosamente tutti i dipendenti della struttura di San Tommaso, è stata vaccinata, così come gli altri ospiti della casa di riposo. Un ulteriore elisir di lunga vita per la super nonnina che sogna di vivere fino a quando scoppierà la pace nel mondo e rivela che non avere invidia di nessuno è segreto della sua preziosa longevità. Una risorsa rara, la signora Tina, a dimostrazione di quanto sia importante tutelare il patrimonio della terza età, da dove si attingono virtù e verità. Elegante e sorridente, come sempre, l'ultracentenaria stamane ci ha accolto dalla finestra, doverosamente protetta dal centro, da dove ha lanciato il suo messaggio di speranza e fiducia per il futuro. Lei ha fatto il vaccino ieri. Ieri ho fatto il vaccino, sì. Tutto bene, tutto a posto? Tutto a posto, tu. Sì. Anzi, quando l'ha sentita mia figlia, che fortuna che avete, perché naturalmente a voi così privati, diciamo, non ve lo vende il vaccino, non lo so perché invece qua l'hanno portato. Quanto è importante? È importante fare il vaccino, sì. Siamo sicuri che possiamo comunicare con gli altri, con quelli esterni. È vero che non ci pensiamo. Saremo tutti più buoni, signora Concetta, dopo che speriamo presto No, è passa una questo virus. gioventù che pensano solo a loro, non pensano alla prossima. Dunque, non credo che miglioreranno o peggioreranno, perché è vero, è una gioventù. Ci stanno quelli che fanno e quelli che non fanno. E poi Non erano come noi, obbedienti ai genitori, quelli che ci dicevano i genitori, ma non esiste proprio. Già da ragazzino sono indipendente, non vorrei. signora Concetta, qual è il suo segreto? L'elisir di lunga No, vita? non ho segreti, forse è una cosa naturale non avere invidia di nessuno. Non avere invidia. Essere molto sincere, o trattare o non trattare una persona, se non va senza falsità, uno la allontana e basta. Ma cattiveria, no. Qual è il suo sogno? Ce l'ha ancora qualche sogno da coronare? Che c'è pace anche nelle famiglie, la pace. È la cosa più bella. Vuole salutare qualcuno, signora Concetta, qualcuno che la sta vedendo adesso? No, salutami a tutti, stare bene, in pace, in pace, in pace Ciao, con tutti. Grazie, sì. ciao, 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 a ciao, ciao. presto.